Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Ogni domenica, nel cuore della notte, il canale Rete 4 trasmette Zona Bianca, un nuovo spettacolo d'attualità e approfondimento condotto con maestria da Giuseppe Brindisi. Questo show, frutto di una collaborazione tra Videonews e TG4, affonda le sue radici nell'oscurità delle storie inquietanti. In un momento di rara sincerità durante un'intervista sull'oscuro passato di Gisella Cardia, Alba Parietti ha fatto una rivelazione sconvolgente. Ha condiviso una sua esperienza con una donna che si autoproclamava maga e che aveva previsto qualcosa di terrificante riguardo a suo figlio. Con voce vibrante, Parietti ha raccontato: "Il punto su cui bisogna fare molta attenzione è che, nel momento esatto in cui parli di certe cose, c'è qualcuno che ti ascolta. Questo è successo a me con una maga. Mio figlio stava attraversando un periodo difficile, e lei mi ha invitato, sostenendo che su mio figlio era stata gettata una maledizione. Nonostante le mie riserve, a causa della mia debolezza, ho persino dato dei soldi a questa persona." La celebre conduttrice ha continuato, svelando gli orrori nascosti di quella seduta: "Questa maga ha esercitato un'influenza malefica su di me attraverso manipolazioni subdole, e io, pur consapevole di essere stata ingannata, sono stata intrappolata nella sua rete." Un oscuro riflesso dell'umanità emerso dalle parole di Parietti, suggerendo che la maggior parte delle persone si rivolge a questi luoghi disperati in cerca di aiuto.